Buonasera e benvenuti anzi, a questo nuovo appuntamento e a questa nuova puntata di Studio TG. Partiamo subito dalla cronaca e per la cronaca parliamo delle ricerche della ragazzina di Calcinaia, sparita ormai da giorni e giorni dalla sua abitazione. La vicenda ormai sarà nota a tutti, la ragazza si è allontanata volontariamente dalla propria abitazione nel corso di una notte tra domenica e lunedì. Insomma, la ragazza si è allontanata da sola, almeno questo è quello che hanno mostrato le telecamere. Sono stati insomma interpretati come diciamo così preoccupanti alcuni messaggi lasciati dalla ragazza. Ebbene, dal giorno della scomparsa le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, insomma e tutti i volontari impegnati la stavano cercando ovunque, proprio nella zona di Calcinaia. La ragazzina appunto si è allontanata da quell'area, tutti hanno effettuato le ricerche sia sul fiume che sul territorio, nelle vicinanze della casa, insomma si attendevano segnalazioni. La scomparsa risale alla notte tra il 9 e il 10 novembre scorso e adesso siamo arrivati al punto in cui ormai coloro che sono impegnati delle ricerche dicono che verranno quest'ultime sospese, continueranno le indagini ovviamente delle forze dell'ordine, ma le ricerche riprenderanno soltanto in quelle zone o dove ci fossero comunque segnalazioni, anche perché l'area circostante è stata scandagliata palmo a palmo. Ancora cronaca, per la cronaca restiamo in provincia di Firenze, andiamo a Signa, dove un uomo non ha digerito, accettato la fine della sua relazione. La ragazza era tornata, la sua ex era tornata ormai con i suoi a Signa. L'uomo, che non aveva appunto accettato che questa storia risultasse finita, ha provato nella serata dell'altro giorno a tornare di nuovo nel suo appartamento, è stato respinto e a quel punto insomma dato in escandescente, è stato colto da un raptus, ha sfondato la porta, una volta entrato nell'appartamento ha picchiato l'ex fidanzata, la sorella e i suoi genitori. Ovviamente è stato prontamente avvertito il comando carabinieri, che sono giunti sul posto dopo essere stati appunto allertati per una colluttazione in un abitato di Signa. L'uomo ha raccontato ai militari di essere tornato alla casa di lei per portarla via e poi, sopraffatto dall'ira, di aver sfondato la porta con le schegge di vetro e alluminio che hanno colpito ovviamente i presenti, risultati feriti. La sua ex compagna e il padre della sorella hanno riportato lesioni con prognosi da 4 a 7 giorni. La madre ha riportato una sospetta frattura del braccio. Andiamo a Firenze, dove un ubriaco ha invece minacciato con una spranga di ferro un venditore ambulante che stava aprendo il suo banco in piazza Stazione, vicino nell'area appunto proprio davanti al terminal fiorentino. L'ha ferito colpendolo, ovviamente ha ferito colpendo poi con calci e pugni anche i poliziotti intervenuti per fermarlo. Il protagonista, si tratta di un 44enne marocchino arrestato con accusa di resistenza, lesione a pubblico ufficiale e minacce. Io non so se ho in collegamento telefonico Iuri Vigiani della FIOM CGIL Firenze. Iuri, buongiorno. Non è ancora in collegamento con noi, parleremo nel corso di questo appuntamento. Dovrebbe esserci. Vigiani, buongiorno. Buongiorno. Dicevamo appunto in collegamento con Iuri Vigiani della FIOM CGIL, parliamo di Technol perché insomma è ufficiale, ormai ci sono pochi giorni, poche ore per cercare di salvare la storica azienda della provincia di Firenze, in particolare di Galliano, nel comune di Barberino di Mugello, appunto da quello che sembrava una fine annunciata, insomma un ultimo spiraglio di luce. Qual è la situazione? La situazione è che ci rimangono pochissimi giorni. La curatela ha dato una proroga per cercare un acquirente. Noi, insieme all'RSU e a tutti i lavoratori, stiamo cercando di trovare tutte le condizioni perché, di fatto Girardoni, essendo l'ultimo acquirente rimasto, possa formalizzare la propria offerta e rilevare e salvare dal fallimento la storia azienda di Gagliano.
Tra le altre cose, insomma, questo è lo spiraglio, questa sera anche in qualche modo uno spettacolo di solidarietà. Tecnol è Mugello, la difesa di un'industria e dei suoi lavoratori spetta a tutta una comunità, un incontro a Barberino di Mugello a cui prenderà parte anche, tra le altre cose, dicevo, anche uno spettacolo perché vi prenderà parte anche Paolo Hendel alias Carcarlo Pravettoni. Sì, stasera ci sarà questa assemblea pubblica seguita anche da un breve spettacolo di Paolo Hendel. Come dice il titolo dell'iniziativa di stasera, noi vogliamo difendere questo territorio e le proprie aziende e le cose stanno insieme. Cioè, non può esistere un'industria senza una cultura, non esiste un'industria senza le scuole senza una giusta istruzione, e quindi noi crediamo che perdendo le industrie noi perderemo anche quello che sono i valori di un'intera comunità, e quindi si può passare dalla difesa delle industrie alla difesa di una tenuta sociale. L'iniziativa di stasera, a cui parteciperà un personaggio pubblico come Paolo Hendel, ci permette di avere una visibilità molto più ampia e quindi di sensibilizzare in tutto quello che ho detto poco fa una grossa fetta della popolazione. Io ringrazio Yuri Vigiani, ovviamente insomma, siamo in attesa di notizie appunto sulla Tecnol, sul futuro della Tecnol ovviamente dei suoi lavoratori. Grazie ancora e buon lavoro anche a Yuri Vigiani. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, quindi abbiamo parlato di Tecnol, parliamo ancora di cronaca perché è una storia, insomma, la prima storia del genere in Firenze, nella sua provincia, riguarda, e ne parliamo appunto, le occupazioni, le cosiddette occupazioni lampo. Ne abbiamo sentite parlare per altre città, sono occupazioni di case che avvengono mentre gli inquilini sono fuori per brevi periodi. Ovviamente si tratta di cose realmente, insomma, preoccupanti. In questo caso si parla di una vicenda che è avvenuta nella zona delle piagge a Firenze, dove un cittadino residente in un alloggio popolare è andato in Belgio, si dice, per curare il figlio malato durante un periodo appunto in cui necessitava cure particolari proprio in Belgio. Durante il suo allontanamento, la sua lontananza dall'abitazione, questa è stata occupata da altri cittadini. Da lì ovviamente poi scatta tutto quello che è un incubo, perché le forze dell'ordine, nonostante le segnalazioni, sono impossibilitate a procedere allo sgombro, visto che serve la denuncia dell'inquilino. È entrata allora in gioco in questo caso Casa Spa, come raccontano anche dal Corriere Fiorentino, la società di gestione del patrimonio residenziale pubblico, che ha raggiunto telefonicamente Mohamed, informandolo, insomma, questo Mohamed è un nome di fantasia, come ci dice il Corriere Fiorentino, informandolo dell'accaduto, e da lì è partita poi tutta quella che è la procedura. Insomma, si tratta di un primo caso a Firenze, ne parleremo più ampiamente anche nelle prossime edizioni del telegiornale per comprendere cosa è in particolare accaduto. Andiamo rapidamente a parlare invece di occupazione, ma di suolo, di consumo di suolo. Lo facciamo e ascoltiamo un'intervista e le parole rilasciate riguardo appunto al consumo di suolo zero della regione Toscana, con le parole del presidente della regione Enrico Rossi. È evidente che il susseguirsi di queste alluvioni hanno a che fare con i cambiamenti climatici, non c'è dubbio, ma hanno anche a che fare con un uso del territorio su cui è assolutamente necessario, introdurre un cambiamento, una svolta epocale, come quella che abbiamo provato a fare noi in Regione Toscana. Prima di tutto abbiamo stabilito che non si può edificare con la legge 21 del 2012 nelle aree ad alto rischio idraulico. Sono 1 milione di chilometri quadri di territorio pianeggiante vicino alla città e quindi vocato, secondo antiche regole, alla lottizzazione e a murativo, come diciamo in Toscana, è stato bloccato e non ci si può più costruire. Abbiamo avuto tante proteste, ma questa legge deve essere tenuta ferma per evidenti ragioni. Si è cementificato troppo, si è asfaltato troppo e dovunque, e quindi se non cambiamo queste premesse rischiamo davvero di ritrovarci sempre a fare interventi che poi non arrivano
a soddisfare le esigenze dei cittadini. E l'altra legge che mi permetto di suggerire anche al governo nazionale è che si faccia una legge contro il consumo di suolo. Noi abbiamo detto basta con la legge 65, nuove edificazioni non si possono realizzare oltre il perimetro urbanizzato. Gli interventi di edilizia residenziale devono essere fatti attraverso la rigenerazione, attraverso il riuso, attraverso la ristrutturazione, con consumo zero di territorio. Io faccio anche un appello al governo perché si adotti una legge simile a quella della Toscana. Il nostro paese è il paese che in Europa ha consumato più territorio. Credo che per il passato le autorità pubbliche tutte debbano chiedere scusa, dai comuni alle province, alle stesse regioni, allo stesso governo nazionale. Non dimentichiamoci quanti condoni, quanti piani casa. Non mi convince il disegno di legge Lupi sull'urbanistica perché continua a consentire edificazioni nuove su lottizzazioni che dovrebbero essere invece tutelate, su aree che devono essere conservate per l'agricoltura. E quindi dal mio punto di vista chiedo che venga modificato. In realtà conferisce al privato la possibilità di presentare la lottizzazione al comune e di incidere, di copianificare con l'ente pubblico. Sarebbe una disgrazia se passasse questo, altro che consumo zero di suolo. Renzi è stato il sindaco di Firenze che ha fatto un piano regolatore, un piano strutturale a consumo zero. Adesso è presidente del Consiglio. Mi permetto umilmente, se vuole, si può ispirare alla regione toscana e stabilire che basta in Italia con nuovo consumo di suolo. Non significa sviluppo zero, perché c'è da fare tante cose per rimettere a posto le nostre città, per ristrutturare, per rigenerare. Ed è evidente che fai tanto più riuso e rigenerazione quanto più impedisci che si facciano nuove lottizzazioni. Basta con gli ecomostri, basta con le villette a schiera, basta con questo effetto dispersione su tutto il territorio. I cittadini credo che sono maturi per apprezzare una svolta di questo tipo. L'ultima cosa che è il contenuto poi dell'iniziativa di oggi è che noi non possiamo aspettare tempi lunghi per l'implementazione della legge 65. Noi abbiamo bisogno di avere una legge che entra subito in vigore. Le leggi urbanistiche ovviamente richiedono tempi perché i comuni devono rifare i piani strutturali. Noi metteremo a disposizione dei comuni che vogliono rifare i piani strutturali 7 milioni, tanto è quello che noi risparmiamo dalla riduzione dei consiglieri e dalla riduzione degli assessori, 7 milioni all'anno perché si impegnino i comuni a rivedere quanto prima i piani strutturali. È una sfida che lancio ai sindaci. La Regione Toscana darà questi contributi con un bando che l'assessore Marzon farà a gennaio e la Toscana su questo vuole fare da apripista, vuole essere all'avanguardia. Queste le parole di Enrico Rossi. Io chiedo appunto un parere su quello che ha detto il Presidente della Regione Toscana alla Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, la dottoressa Marzia Magrini. Magrini, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori. Ecco, appunto Enrico Rossi ribadisce i cosiddetti consumi di suolo zero. Che cosa insomma pensa delle parole del Presidente della Regione? Io su questo siamo assolutamente allineati, è ormai un principio del tutto condivisibile. L'unica cosa è che la richiesta, l'accorciamento dei tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale è sicuramente auspicabile, ma richiederà comunque dei tempi non brevissimi. In una logica emergenziale ci auguriamo soltanto che non ci si limiti all'idea di non costruire nelle aree extraurbane, perché comunque ci sono dei tempi piuttosto lunghi comunque per quanto non nei 5 anni canonici, ed è un concetto un po' limitato. È comunque utile intervenire sul territorio con delle professionalità qualificate per affrontare le emergenze e non trincerarsi solo dietro un approccio prettamente conservativo e vincolistico. Non è sufficiente non fare, ma fare bene in qualsiasi area, che sia urbana o non urbana. Questo è un principio che ci preme sottolineare. Ecco, per cui insomma ovviamente ben venga questa scelta della Regione Toscana, però ovviamente non si possono accelerare i tempi, ogni cosa va fatta. Non è facile, cioè bisognerà valutarne la ricaduta
e concreta, perché non rimanga uno strumento ideologico, ecco. Io so che tra le altre cose, insomma, come ordine, come architetti, insomma, parteciperete e organizzate quest'oggi un importante evento su un argomento molto particolare, che è quello del PIT, su cui appunto voi, anche come altre categorie, come i geometri o gli ingegneri, insomma, hanno espresso nel corso di queste ultime settimane, in vista anche dell'approvazione di questo atto della Regione Toscana, insomma, un'idea ben precisa. Che messaggio lancerete quest'oggi? Ma guardi, oggi pomeriggio noi auspichiamo che sia un'occasione di confronto, perché tutte le professioni tecniche toscane si confrontano con la regione per apportare quelle che ritengono siano delle modifiche o delle integrazioni migliorative del piano di indirizzo territoriale. La volontà è quella di cercare di snellire alcune procedure e di uscire da una logica appunto che sia prettamente conservativa, con la volontà di sciogliere tutti quelli che sono i nodi e gli impedimenti di tipo burocratico, perché poi alla fin fine, quando ci si impone giustamente di fare, bisogna anche trovare il modo di non perdere molto tempo ed energie nel percorso. Ecco, un convegno molto importante sul piano di indirizzo territoriale, un piano appunto in qualche parte anche non burocratica da rivedere. Sì, ci sono ovviamente, noi accorpiamo molte altre professionalità, ci sono gli agronomi, ci sono gli ingegneri, ci sono diciamo così varie professionalità tecniche, e quindi diciamo che una degli elementi di profonda contraddizione che è stato rilevato nel piano di indirizzo territoriale attualmente allo studio è che ci sono delle contraddizioni di tipo, diciamo, tra le strategie socio-economiche dichiarate e alcune strategie territoriali, per esempio, no? Mentre da un lato si cerca di produrre una crescita di qualità, di sostenibilità ambientale, magari dall'altro si prevedono delle prescrizioni improntate appunto alla decrescita, come dicevo poco fa, e soprattutto che so nelle zone per esempio dell'aeroporto, in previsione dell'aeroporto di Peretola, che appunto nella programmazione del piano di indirizzo territoriale si disattendono poi quei principi di valorizzazione paesaggistica per la stessa area sono nei principi del piano. Ecco, quindi ci piacerebbe un po' sciogliere questi nodi e cercare di dare un contributo per migliorarlo. Io la ringrazio infinitamente, ringrazio Marzia Magrini, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze, le auguro ovviamente una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a lei e a tutti voi. Andiamo rapidamente a Pietrasanta, perché ci siamo occupati negli scorsi giorni della presenza di taglio nell'acqua nel comune di Pietrasanta. Ebbene, sono arrivate adesso alcune dichiarazioni molto importanti, in particolare riguardo la percentuale di taglio che è scesa al di sotto dei livelli massimi raccomandati anche nelle zone dove tuttora è in vigore l'ordinanza di divieto di bere ed usare l'acqua per scopo alimentare. A scriverlo è lo stesso comune di Pietrasanta. Le analisi del gestore dell'acquedotto del centro di Pietrasanta effettuate negli ultimi due giorni confermano il miglioramento della situazione e quindi il sindaco ha paventato l'avvicinarsi di quella che potrebbe essere una revoca dell'ordinanza. Sussiste un lieve sforamento nel parametro di una limitata zona nel tratto finale di via Garibaldi verso il cimitero, servito da una tubazione autonoma dove le analisi saranno ripetute fino al ritorno alla normalità. Intanto il 19 è prevista un incontro presso il teatro comunale di un'assemblea pubblica con appunto alle 20:30 al teatro comunale di Pietrasanta. Il limite massimo è di 20 interventi per i cittadini fissati nella conferenza dei capigruppo. Si tratta di un consiglio comunale aperto appunto fissato e della presenza di taglio nell'acqua ha parlato anche la regione toscana con l'idea di intervenire in tempi rapidi per ovviare appunto alla presenza di questo elemento nelle acque di Val di Castello e di Pietrasanta. L'obiettivo è stato detto di volerlo raggiungere all'interno di un'importante iniziativa che si è svolta a Firenze, un summit che è voluto dalla presidenza della regione toscana che ha deciso di costituire lo stesso Enrico
Enrico Rossi una cabina di regia che in tempi rapidi sia in grado di produrre un piano per gli interventi più immediati, di strategie per quelli a più lunga scadenza. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Pietrasanta, rappresentanti di ARPAT, Agenzia Regionale di Sanità, ASL 12, Gaia, che è il gestore dell'acquedotto, l'autorità idrica toscana, CNR, Università di Pisa, insomma, ed altri soggetti ed esponenti, oltre ovviamente esponenti dei cittadini. La cabina di regia sarà quindi un organismo tecnico-scientifico a carattere operativo in grado entro una settimana di elaborare un piano di lavoro che tenga conto delle numerose variabili in campo. Al termine della riunione il presidente Rossi ha ribadito l'intenzione di incontrare nuovamente i cittadini della zona per fornire loro gli aggiornamenti che la cabina di regia elaborerà. Ovviamente ci sono gli aspetti ambientali da tenere conto, primo tra tutti viene individuato in questa nota la rimozione ovviamente delle cause dell'inquinamento individuate nel sito minerario di proprietà comunale che dovrà essere obbligatoriamente bonificato. Ed è stato dimesso in buona salute lo scorso fine settimana il paziente ricoverato a Carleggi con sospetto di Ebola, poi smentito dalle analisi successive, sta bene ed è stato dimesso, non ha ovviamente contagiato il virus Ebola, tutti gli esami e le relative conferme seguite dall'Istituto Spallanzani di Roma sono ovviamente negative, i medici di Careggi hanno quindi preso atto della buona salute del paziente e della mancanza di ulteriori ragioni per proseguire il ricovero. Parliamo di maltempo e andiamo rapidamente a parlare anche di maltempo, lo facciamo collegandoci telefonicamente con Leonardo Ermini, chiedo alla regia di attivare se è possibile il collegamento, intanto vediamo che cosa è successo nel corso della notte, perché c'è stata paura e preoccupazione per ovviamente il maltempo che ha imperversato nelle scorse ore su tutta la nostra regione. Il livello dei fiumi che hanno superato il primo livello di guardia nel corso della nottata sta rientrando tutto nella normalità, la situazione sta progressivamente migliorando ovunque. Gli unici problemi che sono stati registrati sono stati nel Pisano con la piena del fiume Cecina che ha esondato in alcune aree per fortuna non abitate. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno monitorato fino a stamani i punti più critici, soprattutto presso i ponti, per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Fortunatamente dalle prime ore del mattino il livello del fiume è iniziato a scendere. Piccoli allagamenti sono stati registrati in alcuni centri abitati tra l'Arderello, Ponte Genori e Pomarance, anche se sono stati contenuti nella notte. Sono invece registrata una frana in provincia di Lucca, in particolare a Massarosa, in Versilia, in via Polla del Morto. I detriti sono caduti sulla strada ed hanno ostruito l'accesso ad alcune abitazioni. Sono ovviamente intervenuti i vigili del fuoco. Problemi anche a Firenze, dove nel corso della serata, soprattutto di ieri, ci sono stati alcuni allagamenti a dei sottopassi e paura è stata quella vissuta ieri nel tardo pomeriggio sul Mugnone, dove un clochard è stato sorpreso dalla piena mentre stava apprestandosi a dormire sotto un ponte nel torrente Mugnone, nella zona appunto il torrente che scorre poi anche a Firenze. È stato visto da un passante mentre disperatamente si era aggrappato alla ringhiera per non lasciarsi trascinare via dalla corrente, appunto è stato per fortuna salvato. Non riusciamo a metterci in collegamento con il responsabile della sala operativa della Protezione Civile di Firenze, siamo quasi al termine della nostra puntata, contatteremo ovviamente nel corso delle edizioni del nostro telegiornale per verificare soprattutto appunto e chiudere questo aspetto finito con la mezzanotte dell'allarme sul maltempo. Si preannunciano i prossimi intanto giorni discreti con il sole che dovrebbe tornare a splendere anche sulla Toscana per qualche giorno, ne cercheremo conferme nelle edizioni anche del telegiornale. Andiamo io invece a parlare di sport, perché ovviamente questa sera torna puntuale l'appuntamento con lo sport dilettantistico, in particolare il calcio dilettantistico sulla nostra emittente, perché tornano Francesco Benvenuti e ovviamente Fabio Ferri e il loro Zona Gol. Francesco Benvenuti, buongiorno. Davo per scontato la presenza di Francesco Benvenuti telefonicamente in collegamento direttamente dalla nostra redazione, quasi, perché sta preparando, sta ultimando comunque tutta la puntata e la trasmissione. Francesco?
Non l'abbiamo in collegamento. Io vi ricordo l'appuntamento questa sera, ovviamente alle 21:20 con Zona Gol, in attesa negli ultimi 2 minuti di mettersi in contatto con lui. Andiamo rapidamente a vedere invece le ultime notizie del traffico e dei trasporti sulla regione toscana con Muoversi in Toscana. Vediamo il TG Traffico. Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Nel tratto compreso tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze ci sono 4 km di coda in diminuzione per lavori di ripristino urgente sulla viabilità cittadina. In alternativa si consigliano le uscite di Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci sulla 1 Milano-Napoli. Prudenza sulla A12 per il vento forte e la pioggia nel tratto compreso tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia. Per le strade statali segnaliamo su raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per cantieri all'interno della galleria Vallombrosina tra San Casciano Nord e Firenze Certosa in direzione sud. In chiusura per il traffico navale è cancellato il collegamento Piombino-Cavo delle 12:20. E allora, come promesso, Francesco, benvenuti in redazione per Zona Gol. Che cosa ci proporrete tu e Fabio Ferri questa sera? Ciao Ilaria, un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Sì, stasera torna Zona Gol, ottavo appuntamento dell'anno. Non mancheranno le sintesi dalla Serie D con le immagini della vittoria della Forti Juventus contro Limolé, la vittoria del Jolly Montemurlo contro il Terma, quarta vittoria della stagione per i ragazzi di Sette Soldi. Allora entreremo nel dettaglio di queste due realtà. Poi passeremo all'eccellenza con le immagini di Sestese Rignanese e fino a scendere poi con Sampiero a Chieve, CS Le Bocche, tutte le nostre sintesi, le nostre immancabili rubriche che tanto hanno successo anche sulla nostra pagina Facebook, quindi non mi resta che ricordarvi l'appuntamento questa sera alle ore 21:20, ovviamente su Teleiride. Ovviamente su Teleiride con Zona Gol, ringrazio Francesco, benvenuti, l'appuntamento è con lui e con Fabio Ferri questa sera naturalmente sul canale 96 del Digitale Terrestre. Andiamo rapidamente in provincia di Firenze perché la provincia di Firenze e il comune di Londra hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della strada provinciale 556 nel tratto urbano, con particolare riferimento alla viabilità pedonale. Una buona notizia quindi per l'abitato di Londra, l'opera sarà realizzata nel tratto che va dal confine comunale fino alla scuola media. La somma totale dell'intervento ammonta a 570.000 euro, come risulta dal progetto preliminare approvato. L'accordo è stato sottoscritto da Tiziano Lepri, assessore alle infrastrutture della provincia di Firenze, e dal sindaco di Londra Leandro Murras, che definisce i rapporti giuridici e finanziari tra i due enti in vista della progettazione e realizzazione del marciapiede. A questo proposito la provincia si è impegnata ad elaborare il progetto definitivo e quello esecutivo. A Palazzo Medici Riccardi competerà anche l'onere finanziario per la realizzazione di tutte le opere. Noi ci fermiamo qua con Studio TG, che torna domani come sempre alla stessa ora alle 12:30. Questa sera invece Malacoda condotto da Alessio Poggioni. Tanti gli argomenti, parleremo e parlerete anche di immigrazione. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.